Ania, che ne ma so? Cosa ne pensi? Non posso fare questo discorso perché non mi ti fa ridere questo non discorso? Non mi viene nel mio cervello. Non mi viene nel tuo cervello. Perché tu ne hai anche uno? Perché tu vuoi di cervello? Sì, quello è da canarino. Cosa? Perché c'hai gli occhi chiusi? Non ho capito. Perché c'hai gli occhi chiusi? Da canarino. Come? Da canarino? Cioè il cervello come un canarino? Sì. Ho capito. Oh. E che funzione fa il tuo cervello? Niente. Ma niente. Non mette niente. Ma funziona? No, sono bloccato le rotelle. E cosa ne pensi dei rifiuti allora di questa discarica in pianura qua, là? No, per me è il papo. No. Se mi fanno pure. Che si sì. E non guarda la luce. Dolce vita. Dolce vita, almeno. Oh, vai giù. Meno, non è vero. Un po' e meno, mo ci mettiamo una pulizia in da discarica, vai. Non è buono perché comunque guadagnano su di noi. Ci sono stati i rifiuti dalla cittadella. Non solo. Comunque Napoli nella gente ha protestato quando sono arrivati. Una cosa importante per in televisione ci hanno chiamato merda. Una cosa importante per questi immondizie che stanno molte malattie, si stanno verificando molte malattie. È una cosa buona, ma è una cosa buona. È una cosa male perché per colpa di questi immondizie si stanno molto queste malattie. Quali vittime di malattie? Diciamo tumori al fegato. La cefalopatica acetocosica? No, una palla più corta e una più costoriosi. La polcostoriosi, bravo. La citrosanella? La citrosanella. Ci me la pellicola. E la citopatica apatica non ci sta? Come? C'è anche apatica apatica due volte? No, tre volte. Ah, ho capito. Ma parlami un po' della meningite. La meningite secondo te da cosa proviene? Dalla immondizia che c'è sporca nella sala o dalle strade che c'è sporca nell'immondizia? No, è la immondizia che c'è sporca nella sala. Ma allora tu, perché hai visto quelle persone quando si hanno mandato la nostra immondizia nelle altre regioni, no? La cittadinanza si è rivolta. A Catania, ad esempio, quando è arrivata la nave, sono presentate con i tafferuggioni e i carabinieri. Mi hanno fatto hanno bene. Ragione i cittadini, ogni lei hanno ragione i cittadini. Scusa, noi la nostra immondizia, loro già c'hanno la loro, perché gli dobbiamo portare il problema. Bravo, questo vorrei sapere. Ma secondo te, tra immondizia e spazzatura è la stessa cosa? Sì, immondizia e spazzatura non è la stessa giusto, cosa. Secondo te non è possibile avere degli inceneritori? Come? Non è possibile. È cioè, una cosa buona. È possibile averle alla Schiava, da Cerra, a Pianura. Tu dove abiti? Io abito a Scisciano. No. Dove abiti? Io abito a Via Fogna, numero 100. E non ce l'hai l'inceneritore? No, non ce l'ho. C'è il camino di casa? Già abito nell'immondizia. Già abito nell'immondizia, c'è l'immondizia. Veramente. E ripetici il tuo nome. Io, piacere che mi presenti, sono KPS, Cartogeno Positivo, detto Scifo. Siamo dentro durante la storia per oggi non così dire. Mi chiamo Scasa Casa e sono in casa. Mamma guardi e papà squadra. O non che basta non senza baffia di Via Fogna numero 100. Perciò già sono nell'immondizia. Sono stato nella nostra scuola con 7,50 euro tutti spiccioli. Sono stato su un spiglio a fare la tassa di mendicità, sono andato in 1962. Nene pecora, una damigiana d'olio da oliva, il resto mancia. Vabbè, però mi pare che stiamo in discoteca qua. E me no, ma... E me no. E me no. Sì. Ma... Non è che c'hai che tuo padre fosse un cinese.